Come ti difende l'avvocato penalista? Ciao, sono Francesco D'Andrea e sono un avvocato penalista. Il tema è come ti difende un avvocato penalista, come ti traghetta fuori dagli inferi di una condanna e sviluppa con te una difesa efficace? Lo esaminiamo in tre punti. 1. La strada da imboccare. Quando tra capo e collo arriva l'accusa di un reato, è determinante per te capire qual è la strada da imboccare. Ad esempio, andare a processo oppure patteggiare. Il difensore deve consigliarti prima di tutto questo, onde evitare che anziché risolvere il problema, tu quel problema lo aggravi. Il valore del dialogo. Il tuo difensore non deve farti da dama di compagnia, essere il tuo conversatore da bar o il tuo confessore spirituale, ma invece deve confrontarsi con te in apposite riunioni e farti domande per avere quelle risposte che lo aiutino a capire la vicenda processuale e a portarti a vincere il processo. 3. Tecnica processuale. Tra le tante cose, il tuo difensore dovrà tenere in aula una arringa, ovvero il discorso conclusivo, che non sia un discorsetto improvvisato o una letterina di Natale da recitare al giudice, ma delle conclusioni ben strutturate che provino le lacune delle indagini, l'inattendibilità dei testimoni dell'accusa, la credibilità dei tuoi testimoni. Insomma, che si tratta di un'accusa ingiusta e infondata.